villa più vecchia del parco, la villa seicentesca, come precedente alla Villa Reale, e stiamo cercando di riaprire questi anni di gestione del consorzio nato proprio per valorizzare la Villa Reale, il parco e tutto quello che afferisce al parco stesso. Questo diciamo che è il secondo esperimento dopo il grandissimo successo dei dinosauri della primavera estate scorsa, che ha avuto un successo strepitoso, quasi 100.000 visitatori in 3 mesi di esposizione. Questa è una mostra che rimane un po' nel solco, quello che vogliamo diventi di questa Villa Reale, cioè una sorta di polo scientifico all'interno del parco. Questo per recuperare anche le ragioni storiche e gli utilizzi che la villa ebbe nei secoli passati. È una mostra organizzata insieme a Creda, troveremo una serie di informazioni di servizio, il curatore poi ci spiegherà bene di cosa si tratta. È una mostra per, si direbbe per i bambini, ma in realtà è una mostra per tutti, nel senso che l'idea dei sensi e delle odori in particolare è comunque una cosa che ha il suo fascino, diciamo, a prescindere dall'età. Io ringrazio innanzitutto il direttore del Creda, evidentemente il nostro presidente del consorzio generale, il sindaco di Monza, Toscana Gatti Roberto, e il presidente del Creda, Alessandro Mancanuti. Poi chiederemo al curatore di introdurci un po', diciamo, a questa mostra. Lascio un attimo la parola a lui. Questa mostra va nel solco dell'esperimento, ha dato un ottimo, a buon fine quest'anno, l'anno scorso dei dinosauri, riprende il tema della scienza, vedrete poi nella presentazione che ci sarà con un approccio un po' diverso, però c'è sembrato, come dire, lo stile giusto per questo posto, lo stile giusto per il parco. È una mostra a disposizione che parla di odori, che parla del nostro senso dell'olfatto, si sta rivedendo la primavera, siamo anche molto fortunati, è arrivato il sole, e col sole le piante partiranno, diciamo, i vari odori e essenze che si spargono nel parco. È una mostra che cerca di introdurci, ci porta alla scoperta di questo senso, il senso dell'olfatto, che è un senso molto individuale, e ci auguriamo anche che la mostra sia un processo molto individuale, nel senso che il punto chiave, poi chiederò già un po' di tracimento, quindi racconterà meglio la filosofia che c'è dietro a questa mostra, però dico, la chiave di tutto è che sono messe in mostra che cosa? Sono messe in mostra degli odori. Quindi ciascuno di noi può andare ad usarli, però vedrete che ogni odore racconta delle storie. Il motivo è molto semplice, è perché il senso dell'olfatto in noi funziona che gli odori si legano a delle sensazioni, a un ricordo, a un luogo, a una storia, a una persona. Quindi sarà una mostra che racconta delle cose, spiega anche delle situazioni, dei meccanismi, dei processi che ci sono a livello fisiologico, ci sono a livello chimico, biochimico, però è una mostra che vorrebbe parlare anche a ciascuno di noi, perché suscitare delle emozioni, suscitare dei ricordi. Questo ci auguriamo che succeda, e ci auguriamo che i vostri ricordi, insomma, in qualche modo costituiscano un po' anche un modo per farvi vivere in maniera sempre più offribile da parte di tutti questo luogo, che penso che sia un luogo splendido come abbiamo appena fatto.